Tra i protagonisti della puntata natalizia di Vieni di me c'è anche Suor Cristina. Caterina Balivo intervista la nota suora, diventata famosa a The Voice per la sua potente voce, partendo dalla sua infanzia molto complicata. Sono cresciuta in una famiglia molto umile e molto spesso dovevamo superare una settimana con 5 euro. Racconta Suor Cristina, infatti io, sin da piccola, sono stata abituata a lavorare anche se andavo a scuola. Sono stata educata al sacrificio. Abbiamo perso la casa, non sapevamo dove andare e siamo finiti in una casa di nostri amici, vecchia e in campagna, senza quasi le pareti. A questo periodo complesso ne segue un altro di ribellione, durante il quale Suor Cristina arriva ad affermare di essere senza Dio. Ero andata col ritiro dei giovani della parrocchia. Durante un'adorazione ho sentito qualcosa dentro di me molto forte. Successivamente a questo incontro, però, abbiamo perso la casa e ho cercato comunque di tenere sempre la fede con me. Magari anche a scuola e mi prendevano in giro. Era un periodo molto negativo, quindi mi sono arrabbiata con Dio, ammette. Suor Cristina, dalla ribellione a L successo. Poi però la svolta e la chiamata di Suor Cristina è arrivata proprio grazie al canto. In questo periodo di ribellione, durato da 3 a 4 anni, il mio Dio è diventato il canto. Ammette a Vieni da me, non pregavo più. Successivamente a questa fase, mia madre era stata ad un evento organizzato dalle suore dove, alla fine, invitavano a partecipare alle audizioni per un musical. Fui presa per fare la protagonista, facevo la suora. È proprio interpretando questa suora e ponendosi le sue domande che Suor Cristina ammette di aver sentito la chiamata del Signore. Da lì l'inizio di un cammino che 4 anni fa l'ha poi portata a The Voice, dove è nato il suo grande successo. Periodo di gloria ma anche di grandi difficoltà. La suora, infatti, confessa. Ho sofferto di attacchi di panico dopo The Voice. Sono stati 6 mesi davvero difficili. Oggi, però, sto bene. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.